L'idea è quella di, oltre agli interventi. DL è forse molto importante che può segnare anche la svolta per le realtà televisive e anche per le piccole produzioni. Sì, diciamo che va a valorizzare quello che è tutto ciò che sta oltre al finanziamento puro della produzione televisiva. Vuole anche dare un valore, un riconoscimento a chi comunque tramite il messaggio televisivo porta anche in giro per il mondo i nostri territori. Quindi l'idea è quella di permettere anche di legare la fiction al territorio in cui viene girata. Ovviamente su questo può c'entrare con Montalbano, ma può c'entrare con tutte quelle che possono essere le idee da sviluppare nel territorio anche nella prossima triennalità, quindi l'idea di trovare anche un modo per connettere turismo e produzioni televisive per promuovere la Sicilia, fare un marketing territoriale che sia serio, ecco, non solo raccontato. Partiamo con delle risorse regionali che sono minime di 200.000 euro, ma l'introito delle risorse sarà soprattutto dato dall'accordo di programma. Noi già adesso abbiamo un bando aperto che chiude a fine di ottobre, che prevede il finanziamento per fiction e film, ma io quello a cui punto è un accordo di programma che si aggira intorno ai 20 milioni per poter comprendere un po' tutte le attività culturali, cinematografiche e performative della regione. Lei ha parlato anche delle risorse del web. Sì, sicuramente io credo che non dobbiamo essere lontani da quella che è la contemporaneità, quello che in questo momento è il web, la condivisione sui social, piuttosto che lo storytelling, le web series, sono tutte attività che ci permettono di arrivare anche alle generazioni più giovani. Quindi io credo che anche queste vadano finanziate anche per far crescere quelle che sono le nostre professionalità siciliane, cercando di tenerle qui. Lei ha battuto i pugni, forse è stata l'unica, sia nel governo regionale che in quello nazionale, riguardo i voli. Ci sono delle novità in questo senso? Sì, sicuramente la mia battaglia è andata avanti, come ho già detto, da parte del governo nazionale non c'è stato nessun tipo di attenzione a queste tratte, comunque questa gestione. Domani ci sarà un tavolo con tutti gli aeroporti, i presidenti degli aeroporti, sulla situazione delle tratte, per poi andare anche di nuovo a Roma a cercare di ottenere quello che secondo me la Sicilia si merita e soprattutto quello che è un diritto ai cittadini siciliani e dei turisti che vogliono venire in Sicilia.